Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su Through the Looking Glass. Oggi concludiamo, ragazzi, il nostro viaggio nella saga dei film di Harry Potter. Quest'ultimo film, Harry Potter e i Doni della Morte parte 2, è un film che rende giustizia alla fine della saga del maghetto più famoso del mondo? Andiamo con ordine, ragazzi. Una delle primissime inquadrature del film è Piton ad Hogwarts, quasi come se David Yates volesse mettere un indizio per chi non ha letto i libri, come per dire una delle prime inquadrature è Piton, che poi sarà la chiave di volta del film. Allora, alla fine del video precedente avevo detto che c'era un problema di tempistiche nel far vedere Voldemort prendere la bacchetta di Sambuco subito dopo la morte di Dobby. Perché quando Harry è a Villa Conchiglia e sceglie gli Horcrux rispetto ai Doni della Morte, parlando prima con Unci Unci della Gringotts piuttosto che con Ollivander della bacchetta di Sambuco, di lì a poco Voldemort andrà a prendere la bacchetta di Sambuco nella tomba di Silente. In teoria Harry avrebbe fatto in tempo ad andarla a prendere lui se avesse scelto di parlare prima con Ollivander. Ma vabbè, andiamo avanti, dai. Ollivander, che nel libro non conosce i Doni della Morte, invece nel film li conosce. Però se poi Voldemort torturandolo avesse scoperto che lui li conosceva, mi è piaciuta però quella sfumatura su Ollivander che mentre Harry sta uscendo dalla stanza gli dice: "Se ha la bacchetta di Sambuco non hai molte speranze, Potter." Ollivander ha sempre avuto questa sorta di riverenza per Voldemort, nonostante lo abbia anche torturato. Anche questa frase che dice Harry ricalca quello che aveva detto nella pietra filosofale, e vabbè, sia nel film che nel libro. Del resto, colui che non deve essere nominato ha fatto grandi cose, terribili, già, ma grandi. E poi vediamo che quando decidono di entrare alla Gringotts, manca rispetto al libro la pianificazione dell'entrata alla banca con Unci Unci che si fa sempre più avido. E prima sembrava un folletto tanto carino e gentile, poi invece scopriamo essere un discreto figlio di puttana. Poi non c'è anche il momento in cui Bill avverte Harry riguardo Unci Unci e il concetto di proprietà dei folletti. E vabbè, fin qui queste due cose, vabbè, ci può stare che non ci siano. Ce ne sono altre due che invece secondo me potevano starci nel film. Manca, ragazzi, la scena in cui Lupin chiede a Harry se vuol far da padrino a suo figlio. Cavolo, ragazzi, l'unico parente che abbia mai avuto era il suo padrino, che poi è morto. Adesso si poteva chiudere il cerchio con lui che faceva da padrino al figlio di Lupin. E manca il bel momento, secondo me, nel quale Hermione guarda la bacchetta di Bellatrix e dice: "Questa è la stessa bacchetta che ha torturato i genitori di Neville e ucciso Sirius." Secondo me ci stava questa piccola scenetta. E poi, ragazzi, quando entriamo alla Gringotts, ah, che magone che mi è venuto ripensare alla prima volta che eravamo entrati lì dentro con Harry nel primo film. Le atmosfere allora erano ben diverse. Tra l'altro bellissima la Gringotts sotterranea, ragazzi, mi è sempre piaciuta un casino, con tutte le gallerie, i binari, i cunicoli, spettacolare. Molto bella anche la resa dell'incantesimo Gemino, che fa moltiplicare tutti gli oggetti toccati da Harry, Ron e Hermione, anche se non c'è, come si chiama, più flagrante, l'incantesimo flagrante, vabbè, quello che fa scottare tutti i monili che si moltiplicano. Tra l'altro poi mi sono già dimenticato, dopo aver letto il libro, ma il direttore della banca viene bruciato anche nel libro dal drago? Ed ecco poi, ah, il volo liberatorio del drago. Una cosa che ho apprezzato nel film è il fatto che ci metta un bel po' a spiccare il volo. Incespica sui tetti, perché poverino, chissà da quant'è che non volava libero nel cielo, si sarà dimenticato. Comunque alla fine riesce a spiccare il volo. Attenti a Denton, ragazzi! Peccato. E poi, ragazzi, ecco una cosa che non era assolutamente presente nel libro, ma non era presente nemmeno nel film precedente. In questa seconda parte, Voldemort sente quando viene distrutto un Horcrux. Lo vediamo che... Eppure nel libro viene detto che non c'è un collegamento tra i vari pezzi d'anima presenti negli Horcrux e Voldemort. Voldemort scopre che Harry sta distruggendo gli Horcrux solamente dopo la rapina alla Gringotts, quando viene informato, e allora decide di visitare tutti i nascondigli degli Horcrux per verificare che siano ancora lì. E questa scena sarebbe stata bella da vedere, con il dubbio, la rabbia che montano in lui poco a poco, mano a mano che scopre che tutti gli Horcrux, quasi tutti, sono stati distrutti. E poi Harry, nella visione che ha di Voldemort, vede anche Priscilla Corvonero, la torre di Corvonero, lo stendardo di Corvonero. Ancora qualcosa? Ancora qualche indizio, magari? E poi, ragazzi, arriviamo a Hogsmeade, dove incontrano il fratello di Silente, Aberforth. E qui nel libro c'è la parte importantissima nella quale Aberforth racconta la storia
di Arianna, la loro sorella di lui e di Albus. Un passaggio molto importante perché ancora di più ci mostra un Silente che non sembra essere quello che abbiamo conosciuto in tutti questi anni. Nel film invece non vediamo niente di tutto ciò. Secondo me questa è una grave mancanza perché nel film non si percepisce il fatto che a un certo punto, anche leggendo il libro, dicevi ma stai a vedere che Silente invece era un gran bastardo. Vabbè, comunque poi vediamo Neville che arriva dal ritratto di Arianna. Nel libro vediamo che si abbraccia con Harry, Ron e Hermione in un trionfo di gioia perché finalmente si riuniscono. Invece nel film Neville ha una faccia da schifo, lo so. Bella poi invece l'immagine di Hogwarts quando i nostri stanno entrando tramite il passaggio segreto. E cavolo, vedendola ho ripensato alla prima volta che l'avevamo vista Hogwarts nella pietra filosofale. Una bella differenza, eh? Ne è passata di acqua sotto i ponti. E poi quando arrivano nella stanza delle necessità, nel libro è descritta in modo un po' diverso, cioè è piena dei colori degli stendardi delle varie case. Qui invece sembra una zona di guerra. Per carità, magari hanno deciso di farla così per rendere appunto l'idea che si sta per combattere una guerra, si stia per combattere una guerra. Nel film poi vabbè vediamo lo scontro epico, che nel libro non è così epico, tra Piton e la McGranite, con Harry che tra l'altro poco prima fronteggia Piton. Sembra quasi un contentino per i fan dopo l'uccisione di Silente. Dopodiché la McGranite dà vita alle statue di Hogwarts in un momento per me, ragazzi, bellissimo. Sia nel libro che nel film mi sono venuti i brividi perché, cavolo, è Hogwarts che prende vita per difendere i suoi studenti, per difendere se stessa. Cavolo, il castello che è stato casa nostra per tutti questi anni prende vita per difenderci. Bello, un momento stupendo. Peccato quella battuta della McGranite, ho sempre desiderato fare questo incantesimo, che secondo me rovina il momento. A questo punto nel libro inizia la lunga ricerca di Harry al diadema di Priscilla Corvonero. Harry prima va nel salone dei Corvonero per capire come sia fatto. E tra l'altro lì utilizza le maledizioni Crucio e Imperio contro uno dei Carrow, dopo che questi sputa la McGranite. E cavolo, Harry Potter che usa le maledizioni senza perdono? Io l'avrei messo nel film, eh. Vabbè che poi non ha conseguenza questa cosa, però... Bravo Harry, hai ucciso Voldemort! Grazie, grazie! Comunque te ne devi andare ad Azkaban, eh? Oh Cristo. Poi torna nella stanza delle necessità dove trova tutti, Kingsley, Lupin, i signori Weasley, eccetera, eccetera. E poi, cavolo, nel libro quando li guarda e dice, si combatte. Madonna mia, brividi lungo la schiena, brividi ovunque, anche nel buco del culo. Poi successivamente cerca il fantasma della Dama Grigia, Elena Corvonero, che le racconta la storia del barone insanguinario, del fatto che il diadema l'aveva portato in Albania e che non ha idea di dove sia. Invece nel film dice a Harry che si trova nella stanza delle necessità. Nel libro invece è Harry che ci arriva da solo. La ricerca del diadema nel film avviene molto velocemente, però sinceramente non mi sento di criticarla troppo perché, cavolo ragazzi, le tempistiche devono velocizzare. Mi rendo conto che lo trovi molto velocemente Harry, però secondo me questa cosa si può anche perdonare. Nel libro poi Harry incrocia Ron e Hermione e scopre che sono stati nella Camera dei Segreti a prendere il veleno di basilisco per distruggere la coppa di Tasso Rosso. E poi vabbè c'è Ron che dice dobbiamo liberare gli elfi, Hermione che se lo limona. Nel film invece vediamo proprio la scena nella Camera dei Segreti, probabilmente un espediente per mostrarci finalmente il bacio tra Ron e Hermione, scusate, tra Hermione e la testa di Ron. Vabbè, comunque poi Harry, Ron e Hermione vanno nella stanza delle cose nascoste a cercare il diadema, c'è lo scontro tra Malfoy, Tiger e Goyle, con Tiger che evoca l'ardemonio e si leva finalmente di mezzo quell'idiota, e alla fine riescono a distruggere anche il diadema. A parte che nel film vediamo Malfoy, Tiger e Goyle che lanciano Avada Kedavra a destra e a manca su Hermione, e Ron che prende, corre dietro di loro, quella è la mia ragazza! Sì, vieni, vieni, corri verso di noi, Avada Kedavra! Poi non ho mai capito nel film quando pugnalano il diadema con la zana di basilisco e poi Ron lo scalcia dentro il fuoco, dentro l'ardemonio. Uno vale l'altro. E poi ragazzi, un'altra grave mancanza del film è la morte di Fred. Cioè a un certo punto lo vediamo dopo la battaglia morto lì sdraiato per terra nella sala grande e non ci fanno vedere la sua morte. Non manca invece una scena che ho trovato un po' troppo comica, sinceramente non mi pare che sia nel libro, mi riferisco alla scena nella quale Neville è lì in fondo al ponte e vede tutta quella marea di ghermidori che si avvicina, ma c'è l'incantesimo che protegge ancora Hogwarts e quindi Neville fa non puoi entrare di qua e di là. Poi l'incantesimo si rompe, vediamo il ghermidore che fa un passo, scopre che può passare, Neville che fa così, lui che ride, inizia a urlare, tutti che corrono verso il ponte pur sapendo che tutti non ci possono passare, ma non so, l'ho trovata una scena comica.
Molto bella invece l'immagine dei Mangiamorte che osservano Hogwarts da lontano. Ed ecco poi la scena nella quale Voldemort sente che un altro Horcrux è stato distrutto, si gira verso il ministro della magia che gli fa: "Mio signor, Avada Kedavra!" Vabbè, si doveva sfogare, dai. È molto bella poi invece la sequenza nella quale Harry, Ron e Hermione si fanno strada attraverso Hogwarts lanciando incantesimi a destra e a manca per andare alla Stamberga Strillante. Per andare alla rimessa delle barche. Come mai lì? Così. Comunque ragazzi, per tornare un attimo indietro, fa effetto vedere Hogwarts che cade a pezzi, eh? La nostra casa quasi completamente distrutta. E arriviamo così ragazzi a una delle scene madri di tutta la saga, ovvero Voldemort che uccide Piton per prendere veramente possesso della bacchetta di Sambuco. A parte che manca la protezione intorno a Nagini, e nel libro si precisa come la prima cosa che faccia Voldemort appena sa che quello è il suo ultimo Horcrux, vabbè a parte Harry, la mette sotto protezione in una bolla. Comunque perché poi nel film Voldemort taglia la gola a Piton? Poteva fare come nel libro che lo fa subito attaccare da Nagini. Tra l'altro ragazzi, gli attacchi di Nagini, l'ho detto anche nell'Ordine della Fenice, mi fanno sempre venire i brividi, perché cavolo, mi immagino quel serpente enorme che tum, 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 ti morde la faccia, mamma mia ragazzi. E tra l'altro quando poi Piton, lo stesso Piton in fin di vita, dice a Harry di prendere quella sua lacrima, l'espressione che fa Alan Rickman ragazzi è da Oscar, proprio un'espressione che sembra dirti: ti prego prendi questa lacrima perché è fondamentale per tutta la tua vita fino ad oggi, prendila assolutamente e guardala nel pensatoio. Poi Harry torna un attimo nella sala grande e come dicevo prima ecco che vediamo il cadavere di Fred, tra l'altro lo vediamo da lontano, è messo in un angolo dell'inquadratura, cioè proprio snobbato. E poi Harry alla vista dei cadaveri di Tonks e di Lupin nel libro gli manca quasi il respiro, invece nel film si dispiace. Però comunque ragazzi, eccoci giunti alla storia del principe. Anche qui ci sono alcune piccole mancanze, come ad esempio il momento in cui Piton litiga, rompe definitivamente con Lily quando la chiama sporca mezzosangue. E poi una cosa che mi ha sempre fatto pensare, quando torniamo ai tempi del calice di fuoco, c'è Silente che dice a Piton: "Sai, credo che a volte lo smistamento avvenga troppo presto." Intendeva forse dire che Piton poteva essere un Grifondoro? E tra l'altro nel film sentiamo dire Severus: "Qualora Malfoy fallisse dovrei essere tu a uccidermi." Ma rileggendo il libro a me sembra più che Silente volesse evitare che Malfoy si macchiasse di omicidio o che venisse ucciso da Voldemort non facendolo. E poi ragazzi arriviamo al momento nel quale Piton rivela il suo patronus, che è una cerva come quello di Lily. Quel momento ragazzi, quando vediamo Piton che agita la bacchetta pronunciando le parole "expect Patronum", quel momento l'ho trovato stupendo. E ci sta tra l'altro che qui in questo momento mettano il frame del bosco con Harry che vede la cerva, così quella cosa viene spiegata e la storia del principe si conclude con Piton che abbraccia il cadavere di Lily, scena non presente nel libro e che qui io trovo bellissima veramente. E anche qui Alan Rickman, mamma mia ragazzi, Alan, mentre nel libro la storia del principe si concludeva semplicemente con Piton che usciva dall'ufficio di Silente. Tutto molto bello, eh? Comunque, Lily, occhi marroni. E poi quando Harry ha alla fine capito che deve morire e si avvia verso la foresta proibita per incontrare Voldemort, nel film vediamo che incrocia non Neville e Ginny come nel libro, ma Ron ed Hermione. E cavolo, loro lo lasciano andare. Questo non l'avrebbero mai fatto. Ora che sto rileggendo la pietra filosofale, quando devono andare oltre Fuffi, che Harry dice "no, vado da solo", Hermione dice "non ci pensare nemmeno, veniamo con te", cavolo, se lo facevano fino dal primo libro, da Harry Potter e la pietra filosofale, adesso che sta andando verso Voldemort, lo lasciate andare? E se proprio lo lasciate andare, abbraccia Hermione, e con Ron cosa fa? Si fanno un cenno con la testa, cioè il tuo amico sta andando a morire, non lo abbracci, non lo saluti, niente. Non lo so ragazzi, sarò io, ma vabbè. Tra l'altro poi ragazzi, quando prende la pietra della resurrezione dal boccino e viene fuori Lupin e si mettono a parlare lui ed Harry del figlio di Remus, tutte le scene precedenti nelle quali si parlava del figlio di Lupin sono state tagliate, quindi adesso perché inserirla? E arriviamo ragazzi, a Voldemort che lancia la Avada Kedavra su Harry e poi c'è forse uno dei momenti più importanti di tutta la saga che viene
completamente troncato. Il discorso tra Harry e Silente nel film non rende assolutamente giustizia a ciò che leggiamo nel libro. Non c'è la missione di colpa di Silente, che ha passato un'intera giovinezza alla ricerca dei doni della morte, del bene superiore insieme a Grindelwald, non considerando praticamente la sua famiglia. Non dice che una delle sue più grandi paure era quella di sapere se era stato lui a uccidere Ariana. Non dice che appena aveva preso l'anello dei Gaunt, l'Horcrux di Voldemort, se lo era messo al dito perché voleva vedere i suoi cari. E gran parte di queste cose le dice piangendo, a dirotto. Non dice a Harry che è migliore di lui e che è il degno possessore dei doni della morte. E non dice che non è morto Harry perché Voldemort, per tornare, aveva usato anche il suo sangue di Harry. Per cui la protezione di Lily, che è dentro di lui, lo protegge. E per cui adesso che ha provato a ucciderlo, gli incantesimi che lancerà sugli amici di Harry che lui ama non funzioneranno più. Mancano troppe cose, ragazzi, in questo dialogo stupendo nel libro tra Harry e Silente, veramente bellissimo. Mi rendo conto che ci siano dei problemi di tempistiche, ovvio, però mutilarlo così, cavolo. E anche lo scontro finale tra Harry e Voldemort è diversissimo, ragazzi. A parte che subito vediamo, nel film c'è Neville con in mano così a caso il cappello parlante, mentre invece nel libro c'è tutto il momento in cui Voldemort mette il cappello parlante in testa a Neville e gli dà fuoco. Poi arrivano i centauri, per cui Harry riesce nel marasma generale a mettersi sotto il mantello dell'invisibilità e Voldemort non lo nota, perché nel frattempo Neville uccide Nagini. E quindi Voldemort va su tutte le furie e si mette a lanciare incantesimi da ogni parte. La morte di Bellatrix poi provoca a Voldemort un'ira incredibile, una delle sue più grandi servitrici morta. E proprio mentre Voldemort sta per uccidere Molly, allora lì Harry si rivela nel libro. Nel film poi la morte di Bellatrix l'ho trovata, non dico rapida, ma senza la giusta solennità. Nel senso, questa gran stronza finalmente muore e Molly le lancia un incantesimo e lei si polverizza. Perché tra l'altro nel libro cade a terra normalmente, come anche vabbè Voldemort, ma ci arriviamo. E poi vediamo Voldemort che si mette a inseguire Harry e lascia indietro Nagini, il suo ultimo Horcrux, lo lascia indietro. E dice vabbè, vai dove devi andare, che tanto se muori è uguale. E poi cavolo, ragazzi, quando sì, Harry è lì per terra, quasi sconfitto, e Voldemort inizia a prenderlo a pugni, a schiaffi. Sembra di vedere il classico film nel quale poi il cattivo si mette a raccontare tutto il suo piano al buono che sta per morire. E poi anche quel volo intorno a Hogwarts con Harry che prende Voldemort e gli dice tipo avanti Tom, finiamola qui, e boom, si buttano di sotto. Nel libro poi, ragazzi, c'è quella bellissima scena dove sono tutti nella sala grande, tutti a vedere Voldemort e Harry che si fronteggiano, e Harry che racconta tutta la storia del vero possessore della bacchetta di Sambuco. Dice a Voldemort che Piton in tutti questi anni ha fatto il doppio gioco, e poi appunto gli dice che il vero possessore della bacchetta di Sambuco non era Piton ma Draco, e adesso è Harry. Vabbè, questa cosa la dirà poi Harry dopo a Ron ed Hermione, ma vuoi mettere e vedere Harry che lo dice in faccia a Voldemort e vedere la sua reazione? E come ho detto, nel libro sono tutti nella sala grande a assistere al duello più importante della storia, probabilmente. Invece nel film rimangono da soli fuori dal castello. E poi, come ho detto poco fa, perché Voldemort si divide in tutti quei piccolissimi frammenti? Nel libro, boom, cade a terra morto e basta, perché era una persona normalissima. E poi, ragazzi, le scene successive. Nel libro leggi scene di giubilio incredibile, vabbè, anche momenti tristi perché ci sono anche i morti, però tutti che vanno intorno a Harry perché cavolo ha sconfitto Voldemort, è un eroe, ha salvato tutti, tutti che lo vogliono salutare, anche solo che toccare, Harry, fantozzi. Ugo, oh Pina, scusami, stavo per scoprire un servizio molto interessante. E che servizio è, Ugo? È l'ora esatta, vabbè. Finiamola qui. Nel film invece vediamo che Harry non se lo caga nessuno, cioè lui cammina nella sala grande, guarda un po' gli insegnanti, gli studenti, sorride, e tutti comunque sono tranquillissimi, cioè discutono tra di loro, ma sì, ho rischiato di morire per l'attacco di un mangiamorte, ma è uguale, è lo stesso, non c'è problema, cioè sembra la ricreazione. E poi vediamo la scena nella quale Harry spezza la bacchetta di Sambuco. Nel libro invece andava con Ron e Hermione nell'ufficio di Silente e c'era questa scena che sarebbe stata stupenda per me da vedere nel film, stupenda, ovvero tutti i presidi di Hogwarts che applaudono Harry. E poi Harry che parla al ritratto di Silente dicendogli che rimetterà la bacchetta nella sua tomba, così che quando Harry morirà di morte naturale la lunga catena
dei proprietari della bacchetta di Sambuco si romperà. E tra l'altro anche in questa scena il ritratto di Silente piange. Cavolo, in quante occasioni avremmo potuto vedere piangere Silente nel film? Non ce l'hanno mai fatto vedere. E così, ragazzi, arriviamo alla fine, alla scena finale, al binario 9 e 3 quarti. A parte che si sono fumati un figlio di Harry, dov'è James? Comunque, simpatico il momento in cui Rose afferra dentro al vagone la cioccorana e Hermione scappa un sorriso. A parte che nella pietra filosofale non mi ricordo, Hermione era già nel vagone quando Harry e Ron scartano le cioccorane? Vabbè, non facciamo i pignoli fino in fondo, ragazzi. La scena finale, ragazzi, rivedendola nel film o comunque leggendola nel libro, ha il potere di farci passare davanti agli occhi tutte le avventure che abbiamo vissuto con Harry in questi anni. Ho fatto un balzo dall'anno 2000, quando lessi per la prima volta Harry Potter e la pietra filosofale, fino a quando lessi l'ultimo capitolo, Harry Potter e i doni della morte, a gennaio del 2008, se non sbaglio. 8 anni insieme ad Harry, tenendo conto dei libri, e 11 anni tenendo conto dei film. Tanti, ragazzi. Troppi per non sentirlo parte della propria vita. Come dico sempre, ragazzi, un conto è vedere una saga di film o leggere tutta una serie di libri nel giro di un paio di mesi. Un conto è viverla nel corso di 11 anni. Ti accompagna durante la tua crescita, la tua vita, i tuoi successi, i tuoi insuccessi, i tuoi momenti felici, i tuoi momenti tristi. Rappresenta un porto sicuro, una certezza. Cavolo, quando ho iniziato a leggere Harry Potter avevo 11 anni e quando ho visto l'ultimo film ne avevo 23. E quando vedi partire per l'ultima volta l'espresso per Hogwarts con i personaggi che hai conosciuto e che hai amato, che lo vedono allontanarsi, non puoi non farti cogliere dalla nostalgia. È un capitolo anche della propria vita che si chiude, che non tornerà mai più, ma che rimarrà sempre qua. Che sentimentalista. No, però, ragazzi, è vero. Quando vedi una saga di film, leggi una saga di libri che dura così tanto, alla fine diventano parte di te, della tua vita. Perché, come dico sempre, mentre leggi i libri, mentre guardi i film, nel corso degli anni tu vivi la tua vita e diventa parte di te. Bene, ragazzi, quindi arriviamo alla fine di questo viaggio nella saga dei film di Harry Potter. Mi è dispiaciuto non essere riuscito a leggere tutti i libri. Ho da poco finito di rileggere La Pietra Filosofale e ho riletto I Doni della Morte per fare questi ultimi due video. Per cui, ragazzi, io vi ringrazio della visione come sempre lasciatemi le vostre considerazioni su questo capitolo finale di Harry Potter. Ci vediamo ai prossimi video, ragazzi, sempre qui su Through the Looking Glass, e mi raccomando, ciao a tutti.